Ciao, eccomi. Allora, oggi vi mostro cosa conteneva il pacchetto che ho ricevuto ieri. Era un ordine che ho fatto l'8 gennaio sul sito bidding.com.pl, famoso sito polacco che un po' tutte noi stiamo testando. E niente, allora, iniziamo perché le cose sono tante, diciamo. Allora, ho preso questi fogli. Per la, fogli finta Alcantara per l'embroidery e vabbè, quelli color chiaro non si vedono proprio bene nel video, però ho preso questo foglio che è un beige, poi questo foglio che è un grigio ghiaccio, poi ho preso questo bel marrone, opla, quella bella prugna perché alla fine è un bel viola e il famoso marrone. Che vi dicevo prima, e poi ho preso un foglio di feltro comunque basso, se non ricordo più quanti millimetri che mi serve per un lavoro che vi mostrerò. Confermo tutto quello che ha detto Marghe, cioè che questi fogli qui rispetto all'Italia sono davvero molto convenienti. Adesso non sto a dirvi i prezzi perché poi il cambio ogni giorno si modifica, però veramente forse 1 euro contro magari 3 o 4 euro che chiedono qui i negozi italiani. Poi ho preso questi Swarovski da 12 mm, non li sto ad aprire, però li ho presi Crystal, Jet, marrone, blu, questo che è un Emerald, poi un'ametista, un rosso e un verde. Davvero carini, insomma, poi per quello che l'ho pagato, forse neanche l'ho pagati 50 centesimi, ma neanche. Poi ho voluto provare questi sacchetti di perle. Non sono perle di Swarovski, sono perle, saranno cerate, insomma, di varie dimensioni. Io ho scelto questi colori qua e, insomma, secondo me riesco a tirar fuori dei bei lavori perché comunque sono delle perle abbastanza belle. Magari non sono proprio perfette qui dove ci sono i buchi, però vabbè, con una coppetta, con un determinato tipo di lavorazione, non si notano neanche. Però sono veramente belle. Poi ho preso i fili per il soutage, è una tecnica che sto sperimentando, quindi vi mostrerò poi che cosa. Mi servivano i fili e visto che qua veramente costano tanto, ho deciso di acquistarli mentre facevo l'ordine di Delica Opera di Toco. Allora ho preso un metro di beige. Poi ho preso un metro di brown. Adesso il mio inglese è sempre quello che è, comunque marrone. No. Poi di red, sempre 1 metro. Poi questo qua che è veramente bello. Io che non è che amo molto il blu o l'azzurro, però è spettacolare. Questo light blu. Poi questo silver. Ecco, forse tra tutti è quello che magari mi piace meno, però vabbè. E poi loro mi hanno regalato questa crema. Mi ha regalato questa crema qui, che è carina, veramente bella. Poi vabbè, ho preso i classici, diciamo, triangolini di plastica, tanto che ero dietro a fare l'ordine, ne ho approfittato per prenderli, per mettere magari le perline mentre uno sta lavorando. Poi vabbè, il loro scontrino perché sono sempre precisi. E niente, adesso passiamo a quello che ho preso. Diciamo che io utilizzo tanto vabbè, le Togo da 15 e le Delica da 11. Visto che sul sito non ci sono le Delica da 11, ho deciso di comunque sostituire diciamo, le Delica con le Togo per alcuni tipi di lavori, quindi ho fatto una scorta anche di quelle. Ho provato l'unica misura, l'unico sacchetto che ho preso al di fuori di misura 11 e 15, ho preso la misura 8 che ho preso l'alluminio. E niente, adesso vi farò vedere, visto che sono veramente tante, velocemente i colori che ho preso, non sto lì perché sennò mi verrebbe un video infinito. Allora, iniziamo con quelle di 11. 11, qua poi trovate tutti i codici.
Ho preso questo bellissimo rosa. Aspettate che io metto già nella scatola. Poi ho preso questo Metallic Cosmo, che è bello, un blu metallizzato, molto carino. Poi ho preso questo Color Crystal, insomma, è un violetto, è molto più chiaro di quello che vedete voi in video, è proprio tipo ametista, un violettino chiaro, no. No, non si vede bene. Poi ho preso il terracotta, molto bello anche questo. È opaco, ma secondo me su alcuni tipi di lavori rende che è un piacere. Poi ho preso questo qui, che è un tipo di rosso. Ha delle tonalità anche su non dico rosa, però magari su un aranciato. Ah, bello, colore strano. Poi ho preso questo, che anche qui è un po' più chiaro di quello che vedete voi, tra il blu e il viola. Insomma, questo comunque è il codice. Poi ho preso questo, che è un Black Diamond. Carino, veramente bello. Poi ho preso questo verde. Ho preso questo qui, questo Live-In Matte qui. Bello. Poi sempre di verde, questi qui che sono quelli, diciamo, trasparenti, come verde chiaro, che non è male, sempre matte. Poi ho preso, queste ne ho prese vari sacchetti che poi vi mostrerò, uno più bello dell'altro. Sono quelli praticamente. Adesso non so se già col verde si vede, che sembrano anche vellutati alla vista. Questo qua è un verde e ha dei contorni su un giallo, veramente bello. Hanno l'impressione proprio del vellutato. Sono i miei preferiti. Ecco, guardate, ad esempio questo qui, anche questo è un po' più chiaro rispetto a quello che vedete voi, insomma, non rende a video. È sempre della stessa famiglia di quello che vi ho fatto vedere prima. E anche qui è un viola con il contorno che sembra vellutato che dà sull'azzurrino. No, non si vede bene, comunque belli. Poi ne ho altri in giro che poi vi mostrerò. Comincio a farvi vedere questo, sempre che è della stessa linea. Infatti, vedete Frost and Gold. Lined Crystal e anche gli altri iniziano con Frosted e niente, questo qua è un dorato proprio con i contorni bianchi, danno proprio dell'impressione del vellutato, sono stupendi. E poi questo qua che non so se voi lo riuscite a vedere, no, penso il mio, il viola non si vede bene a video, comunque è un bel viola, questo proprio ametista con contorni argentati ed è sempre della stessa famiglia di prima. E dà l'impressione del vellutato, che è una cosa meravigliosa. Mi dispiace che questo non si veda nei viola, però poi insomma iniziamo. Poi ho preso il Color Light Topaz Lavanda, che è questo. I viola non se vogliono far vedere, però poi ho preso un jet normale, ho preso un questo qui, Black Diamond, questo è sempre di quelli di prima, un marrone più scuro, questo è il codice, ho preso questo, ho preso questo, e anche questo viola si vede azzurra, una cosa micidiale con i colori che danno sul viola, però vabbè. Vediamo quest'altro viola. Infatti sembra grigio, invece è un lavanda. Questo qui è sempre quelli di prima che. Acqua, che questi qui che danno l'impressione del vellutato, sono bellissimi.
Ho preso il banana, non so neanche perché l'ho preso, perché io non ne chiamo, però magari mi può essere utile. Acqua Metallic Brown Iris, questo qua vabbè, è famoso con tutti i colori belli. Poi c'è Chilean Smoke. Insomma, ragazze, come potete aver capito, mi sono fatta una bella scorta. Veramente, 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 veramente. Le Picasso piccoline da 11, cioè, ma sono meravigliose, bellissime. Sono uno più bello dell'altro. Adesso io sto facendo una velocemente vedere, se no non ce la caviamo più, perché tanto inutile che le sto a spiegare, poi comunque sul sito ci sono tutte le indicazioni, poi molti di voi comunque li conoscono i colori, quindi non c'è da dire tante parole. Ve le mostro perché magari qualcuno di voi può essere indecisa sul comprarlo e così vede bene, insomma. Sto facendo proprio veloce, veloce, veloce. Ecco, tenete presente, come dicevo prima, che tutti i colori che danno sul viola, o non so se è la mia, sono le mie riprese o che cosa, ma non si vedono benissimo. E vabbè, cosa dobbiamo fare? Insomma, ragazze, adesso intanto che ve le mostro, vi faccio giusto due chiacchiere, nel senso che prossimi video saranno sicuramente di creazione. Adesso, dopo questo, vi mostrerò anche un altro acquisto che ho fatto stamattina. Ecco, anche questo è viola, viola scuro. Guardate come vedete, blu elettrico, ma è viola scuro. E niente, dopodiché sono veramente sommersa di perle e perline, che mio marito è già tanto che non mi chiede il divorzio, dopo tutto quello che gli sto portando in casa. Meno male che vivevamo già insieme da 3 anni, quindi ormai mi ha sposato, che sapeva già tutto quello che doveva sopportare, poverino. Ok, adesso passiamo a quelle da 15. Anche queste ve le mostro veloce. E quindi, insomma, adesso devo lavorare. È vero che i prossimi mercatini io non ne faccio tanti durante l'anno. Li faccio giusto così. I prossimi mercatini li ho a aprile, maggio, e quindi c'è veramente tempo per poter creare, però volevo darmi da fare, mostrarvi di volta in volta quello che, insomma, che sto combinando, visto che adesso i pensieri, le preoccupazioni, insomma, diciamo che di quelle cose si spera sempre di aver finito, poi la vita è quello che è, però vabbè, diciamo che, insomma, yup, Cosmo, Santa Claus, ormai non dovrei più dirlo, però anche questo qua è, no, questo è un blu un po' più scuro, vedete, un po' più elettrico, vabbè, non sono colori che piacciono alla mia videocamera. Oh mamma, c'è ancora più veloce, cerco di fare, perché se no siamo qua fino a mezzanotte. E niente, insomma, quindi vabbè, vi stavo dicendo che con questi acquisti veramente, innanzitutto non ho più spazio dove metterli, non ho più spazio dove metterli qua. E per il resto, forse questo già si vede come viola. Insomma, devo lavorare, devo lavorare. Ho appunto preso un po' di perline, un po' di materiale anche per provare il sautage, per provare l'embroidery, varie tecniche che, diciamo, che a parte tipo la mia gufetta che ho fatto con quella tecnica dell'embroidery, non ho fatto niente, nient'altro. E quindi diciamo che, insomma, a me piace sempre sperimentare cose nuove e quindi mi piacerebbe realizzare, diciamo, dei ciondoli che mi vengono così, non ne ho in mente, penso che mi metto lì e come mi vengono
le creazioni mi vengono, anzi che poi oltretutto sono quelle ancora più belle, quelle non proprio studiate, quelle che vengono al momento presi da ispirazione momentanea. E poi vabbè, sto comunque completando, che manderò a breve, magari già oggi se riesco, a Valentina la foto del mio swap. E anche quello registrerò un video per farvi vedere cosa spedisco alla mia swappina e niente, così anche voi, vi rendo partecipe anche di questa cosa qui. Quasi finito. Ok. Insomma, come potete vedere, la scatola è bella piena, tra uno e l'altro è bella piena. Ripeto tutto quello che hanno detto le altre ragazze, cioè che è un sito molto conveniente. Io ho tutta questa roba qui, cioè tutta questa roba qui, cioè vi faccio vedere la mole di perline, anzi lo vedete anche dei minuti del video. L'ho pagata neanche 70 euro, neanche, neanche, poi sono le spedizioni. Questi sono i regalini che ho ricevuto. Questi piccoli sacchettini da provare, anche di queste perline, questi mezzi cristallo e niente, insomma, mi ha veramente soddisfatto questo negozio. Sono stati un po' lenti nell'evadere l'ordine, perché diciamo che io ho spedito l'ordine l'8 gennaio, non è cambiato lo stato per circa una settimana. Non so se è normale o loro che erano veramente pieni di ordini che arrivavano da noi italiane, adesso non lo so. Gli ho scritto un'email e il giorno dopo mi hanno risposto, si sono scusati per il ritardo e che mi avevano spedito il pacchetto, quindi esattamente 10 giorni dopo, quindi il 18, e il pacchetto mi è arrivato ieri tramite raccomandata, che era il giorno 26. È stato fermo un giorno a Milano per via dei trasporti, però vabbè, anche noi le nostre poste ci mettono il loro zampino. Niente ragazzi, questo è tutto. Ho già fatto un video veramente lungo. Lo caricherò. Ci metterà a caricare 3 anni con YouTube. Spero di non avermi annoiato e a presto. Ciao.